ringraziamo il presidente Giorgio Lacava, finalmente si inizia a parlare di calcio dopo mesi di sofferenza. Era ora veramente. Come ho detto prima in conferenza stampa, è stato un mese e mezzo molto molto intenso, difficile. Abbiamo dovuto veramente fare tante cose, anche un surplus, come ho detto, che non ci spettava, però così è il calcio. L'unica soddisfazione è che, come ho detto adesso, questa è tra le società più sane di Lega Pro. Adesso torniamo a essere una società normale, siamo stati una società fantastica, unica, perché quello che abbiamo fatto noi l'avrebbero fatto in pochi, specialmente in questo momento storico. E adesso siamo normali, quindi adesso speriamo che... Noi non abbiamo mai chiesto un euro di sponsor perché noi non eravamo iscritti e quindi non potevo chiedere un euro di sponsor non sapendo se quest'altro anno c'era... L'Arezzo era iscritto, adesso l'Arezzo è iscritto e quindi mi aspetto molto 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 dai sponsor e dai sportivi con gli abbonamenti. In questi giorni sarà una prova per dimostrare veramente con concretezza come abbiamo fatto noi. Ecco, gli abbonamenti vedremo, sì. Da quanto riguarda gli sponsor c'è un'aria positiva attorno all'Arezzo? Sì, beh, adesso abbiamo preso Tello Celia, che oltre che essere un professionista è un amico, e io sai quanto ci tengo a queste cose, voglio sempre ripetere che oltre che eccezionali professionisti Ermanno Pieroni e Emiliano Testini, che anche se è il primo incarico è veramente molto preparato, in primis sono amici miei e questo io lo reputo in tutte le cose che faccio decisivo. Dal canto un nome, insomma, che avete voluto forse fin dall'inizio? Assolutamente, io quando ci fu questa... mi prospettò sia Pieroni che Testini questa situazione e dovevamo scegliere un allenatore. Quante volte voi mi chiamavate l'allenatore così, però dovevamo aspettare perché lui doveva finire l'iter con la Juve, quindi come fair play bisognava aspettare. Ci siamo incontrati a Milano e in due minuti abbiamo trovato l'accordo, perché tutti e due, cioè noi tutti e due, intendo io la società e Dal Canto, vogliamo un progetto interessante, quindi il progetto non può essere solo di un anno ma pluriennale. Quindi lui è stato, diciamo, rimasto subito, tra sì, l'altro entusiasta del progetto. Sì, proprio in cinque minuti raggiungemmo l'accordo.